Salve a tutti ragazzi dal vostro Mazinga Zetto e benvenuti su Volgard Viking, un nuovo episodio di Lo Speciali dello Zetto. Allora, Volgard Viking è un gioco indie, abbastanza semplice nelle sue meccaniche. Voi siete Volgard, questo vichingo possente, e dovete uccidere bestie, avanzare, prendere bottino o tesori. Abbiamo a disposizione, come vedete, la nostra fida spada, le nostre lance per aiutarci a uccidere nemici e soprattutto scalare le robe, e potremo raccogliere in quei forzieri dove troviamo dei power up. Questa porta qui porterà direttamente al mondo 2, penso, perché ci sono arrivato una volta, o forse è sempre aperta, non ho idea. E zap! Adesso che abbiamo lo scudo blu possiamo sopportare i colpi di questi tizi, vedete? Con lo scudo di legno non potremmo, si romperebbe dopo 2-3 colpi. E possiamo anche tirare le lance con le potenziate, come avete visto. Tam! Che infilzano e sparano di nemici. Soprattutto, avete visto, i rettili, questi con blu, non muoiono con un colpo di spada, ne servono due. Le lance super, li shottano tranquillamente. Ok. È un gioco difficilissimo. È uno dei più difficili da come ho mai giocato. Anche se questo momento sembra particolarmente idiota, fidatevi, non è facile. Ah, intanto questi api qua sono incredibilmente difficili da uccidere. Fateli sempre fuori come ho fatto io adesso, a distanza. Ok. Prendiamo il potenziamento dell'elmo, che non so cosa serva. Cioè, oltre la sua abilità, diciamo, che non ho... Sinceramente non capisco cosa serva l'elmo. Cioè, vi fa quell'effetto di elettricità, ma non lo so replicare. Tipo, ci sarà un modo, sicuramente, per replicare l'effetto dell'elettricità, ma non l'ho trovato. Ok, io ci ho giocato un po' questo gioco, quindi sono legger, non dico bravo, ma ho più o meno capito come funzionano le meccaniche. E ho scoperto qualche piccola strada secondaria. Ad esempio, andando di qua, sbloccate un altro tesoro, in modo da poter avere... Quello è un ragno, ragazzi, pericolosissimi ragni, perché vi saltano addosso, che è un niente, e ve lo buttano nel bush. Qui, altro forziere con spada fiammeggiante. I forzieri non lasciano sempre queste cose, lasciano le cose, la cosa successiva nel vostro equipaggiamento. La vita non l'abbiamo, se veniamo colpiti ci toglie pezzi di armatura. Nel caso venissimo colpiti adesso ci toglie la spada fiammeggiante e l'elmo insieme. Se veniamo colpiti di nuovo ci toglie lo scudo e poi siamo morti. Semplice. La spada fiammeggiante è sciotta, invece. La spada fiammeggiante è sciotta da tutti i tipi di nemici. Ragni si possono uccidere così tranquillamente. E... una delle cose più difficili in questo gioco sono i salti. Cosa che non mi riescono quasi mai, perché non è come nei giochi moderni, cioè non potete cambiare direzione all'ultimo. Una volta deciso in che modo saltare, da che parte saltare, porca vacca, sbaglio sempre su salto qui. Il salto è fatto. Quindi ciccia. Una volta che avete deciso, siete fottuti se avete sbagliato. Ok. Però almeno abbiamo un super scudo, l'importante è quello. E adesso troviamo anche l'elmo. Ok. Questa pianta qui è una delle pericolosissime, secondo me. Poche volte sono riuscito a schivare le spore. Ho schivato le spore ma mi ha preso il ragno. Vabbè. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, i tesori non ho capito bene a cosa servono. Finito il primo livello, che non è questo, questo penso che sia ancora il prologo. Finito il primo livello, tornerete a casa di Volgar e depositerete il bottino a casa. E non ho capito cosa... Non ho capito. Semplicemente non ho capito cosa serva. Uccidiamo il ragno perché è pericolosissimo. Perfetto. Le lance, oltre da appoggio, per noi per saltare, possono servire anche come divisori per i nemici. Cioè il nemico impatterà, salterà prima sulla lancia e dopo su contro di voi. In questo caso possono aiutarci a parare queste robe. Noi possiamo shottare questo... Shottare? No, vabbè. Possiamo continuare a colpire questo nemico in questo modo. Stanno tranquillamente a sicuro. Ok. Forziere. Dovrebbe esserci l'elmo, esatto. Questo gioco... Non so se lo sta sembrando, ragazzi, ma è molto difficile. In questo caso sarei morto subito se non avessi avuto il tempismo giusto del doppio salto, che ci fa fare un doppio salto e un vortice con la spada. Fatto al momento sbagliato, quel nemico vi uccide perché vi salta addosso. Anzi, voi gli saltate addosso, veramente. E questo è il primo mondo.
essendo uno speciale, il video lo farò durare 10 minuti. Dubito di riuscire ad arrivare al boss del primo mondo, perché questo livello qui muoio veramente spesso. Ok, proviamo. Saliamo di qua. Qui un trucco che... Esatto, fate un doppio salto, poi ne fate un'altra e siete sopra. Spada fiammeggiante. Qui uguale. Doppio salto, tirate una lancia e saltate di nuovo. Queste sono tutte cose che imparate morendo tantissime volte. Questo è un gioco dove morite veramente a schifo. Altro che Dark Souls. Allora. Ad esempio, questi vi uccideranno se non avete questo scudo. Se avete lo scudo normale, il terzo attacco, mi sembra, vi distruggerà lo scudo di legno. E il quarto, o il quinto, che sia, vi uccide. Ok. Spada fiammeggiante, ragazzi, è una figata. Qui mi sembra ci fosse un nemico. Wow! No, è dopo, giusto. 1, 2, 3. È qua. Forse tirando una lancia riesco a ucciderlo. No, non ancora. No, sì, l'ho ucciso. Vedete che ci sono dei tesori qua. Ma io non ho colpito nessuno. Zack. Ok. Dopo la spada fiammeggiante non raccoglierete più niente. Ci saranno solo tesori nei forzieri. Ok. Qui. Bisogna stare attenti a schivare le frecce. Nessuna. Niente di difficile qua, per ora. Qui dobbiamo buttare giusti cosi e trucco tips, questo nemico, ecco, cosa che non sono riuscito a fare, bisognava schivarlo perché sennò voi dovete andare in su adesso, andando in su vi incula, ma proprio allegramente, Ah, vedete qua sono io che sto giocando male, non... Questa parte non è una parte dove di norma si muore. Sono io che gioco di merda. Ah! Sì, questa è stata proprio mia nubbaggine. Ok, dai, proviamo a giocare un po' più seri. Andiamo. Ok. Vedete, è molto carino come gioco, specie... Perché è un gioco che dà soddisfazione. Cioè, quando battete la prima volta che ho battuto il boss, che ci avevo provato... 2000 anni per battere quel boss, dà soddisfazione. Dici, beh lì, sono riuscito a battere quel boss. Però dà anche un sacco di frustrazione perché è un gioco veramente difficile. Ok, mi ricorda molto come il livello di difficoltà è sul fatto che non ci sono checkpoint nei livelli, Ghost and Goblins o Ghost and Souls, a seconda della versione a cui avete giocato voi. Che l'ho anche ritrovato, L'ho ritrovato e potrei metterlo nella rubrica voglia di cabinato, perché... Magari fare un mini episodio su Ghost and Souls potrei. Perché è veramente bello, anche se non ho mai finito il primo mondo, Lì il primo non ho mai finito, perché è veramente allucinante. Ok. Per quelli blu e per quelli rossi serviranno sempre due o tre colpi anche di lancia, oltre che di spada, A meno che non sia quella fiammeggiante della morte, spada o la lancia super caricata della vita esistenziale. Allora, vediamo se riesco a fare questa parte in modo decente, perché non è difficile. Cioè... Una volta fatta tipo una decina di volte, forse anche di più come l'ho fatta io, non è difficile, basta capire il trucco che bisogna far scendere il tipo lassù rosso. Perché sennò vi arriva alle spalle lassù in cima e c'è il rischio serio che vi sciotti. Ecco, bisogna fare così in modo che lui arrivi. Perfetto. Adesso problemi non ce ne dovrebbero più essere. Cioè, dovremmo riuscire a sciottare qui, a sciottare no, a far male a questa. Le lucertole vi arrivano da qua. Fate così e non dovreste avere problemi. Starete pensando, ma perché salti? Perché se non salti con le lance vai un passo in avanti. E un passo in avanti, se non è richiesto, tante volte vi incula, perché potevamo cadere. Ok. Qui bisogna saltare e schiviamo tutte e due le frecce. Non è facilissimo, ma qua vi abbassate e rotolate. Di qua rotoliamo. Ok. Adesso siamo al sicuro. Per questa pianta c'è un sistema facilissimo. Mettete una lancia qui. Saltate, saltate, lancia. Saltate, saltate, lancia. Ok. Adesso le loro palle che vi colpirebbero sulla corda si fermano lì. Easy peasy. Allora. Ok. Questo forziere, questi tesori non so come si prendano. Probabilmente non lo so. Non ne ho proprio idea. Allora, questo punto è difficile, perché non serve un tempismo della Madonna.
È vero, il nostro scudo in teoria può bloccare. Vedete? Giù! Ho rischiato, eh. Qui ho rischiato. Allora, questi, anche se avete... Ok. Anche avendo lo scudo, se saltate subito, vi uccidono lo stesso. Perché l'ultimo vi colpirà tipo la punta della... Ah, porca vacca. Stavo riuscendo ad arrivare dal boss con la spada fiammeggiante. Che è una... rende il boss veramente stupido. Cioè, stupido no. Lo rende più facile. Comunque difficilotto, ma più facile. Ok. E con la spada normale ci vorrà un po'. Specie perché se vengo colpito una volta sola dal boss, mi rompo. Cioè no, con due colpi muoio. Comunque, vi faccio vedere il boss. E poi direi che tagliamo. Ok, questo è il boss. Salve. Ha solo questo attacco. Voi per ucciderlo dovete fare così. Saltate e colpite. Poi. Saltate, colpite, saltate, colpite, saltate, colpite. Visto che arrivano i minion del boss. In questo momento ho sbagliato io il tempismo. Non andate dopo. Cioè fate così, lanciate una lancia, salite sopra e il minion andrà a puttane da solo. Vedete? Semplice. Se tirate la lancia abbastanza in alto è facile. Ok. Voi non avete idea di quante volte io sia morto contro sto coso, eh? Capiamoci. Ok. Oppa. Perfetto. È un boss idiota. Avete visto? Una volta capito il meccanismo, capito quando si salta, quando non si deve saltare. È stupido come boss. Tum, tum, tum. Oh, tesoro, bottino. Eccoci qua. Non pensavo che sarei riuscito a finirlo, sinceramente. Ecco qui. Vedete? Qua c'è tutto il nostro bottino saccheggiato. E sinceramente qua non so cosa sia. Cioè, stando qui, là si è illuminata una cosa che non so cos'è. E non ho proprio idea di come poter sbloccare qualsiasi cosa sia. Cioè, di qua posso mettere le lance, posso salire, ma... Non posso fare altro. Quindi, questo era Volgard Viking. Nel caso vogliate che io continui con questo gameplay, lo faccio volentieri. Quindi ditemelo e spero vi siete divertiti perché io in effetti mi sono divertito. Sono riuscito a battere il boss alla prima. È stata veramente una figata. Quindi, dal vostro Mazinga Z e da Volgard Viking è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!